Grande successo questa sera qui all'Alexander Museum Palace Hotel, l'albergo del Conte Pinoli, che ha aperto le porte ai pesaresi, invitandoli a venire a cena qui. Siamo andati a sentire come hanno mangiato. Entusiasti del servizio ricevuto, i diversi pesaresi che hanno risposto all'invito del conte Alessandro Marcucci Pinoli hanno decisamente apprezzato la nuova formula messa in campo dal noto albergatore pesarese, che sabato ha aperto le porte del suo albergo, l'Alexander Museum Palace Hotel, per invitarli a cena e a soggiornare gratuitamente in struttura. Il pacchetto prevedeva che i clienti pagassero soltanto il costo della cena, offerti invece la notte e la prima colazione. Un'occasione che i cittadini pesaresi non si sono lasciati sfuggire e intanto le richieste continuano ad avanzare. La strategia messa in campo dall'albergatore andrà avanti anche durante la settimana e c'è già chi ha chiesto di alloggiare anche per più di una notte. Posso dire che è un successo perché abbiamo una quindicina di persone fino a ieri. C'erano due o tre, quindi insomma su 15 persone quasi tutte sono di peso che hanno accettato questa mia offerta di fare la cena prendendo la camera, perché è obbligatorio in assoluto che noi possiamo dare la cena solo agli alloggiati. Quindi tutti hanno qui la camera, sono alloggiati in albergo e tutti hanno le mascherine quando si alzano, tutti ci sono sanificazioni, ci sono distanziatori. Cioè la cosa che tengo di più in assoluto è proprio questa sicurezza per la salute. Spero che vada sempre meglio e siccome mi metto nei panni degli altri mi auguro anche che aprino invece la possibilità a tutti i ristoranti di riaprire, perché non voglio essere solo io. Questo lei lo ha detto più volte, lo ha fatto anche per non licenziare i suoi dipendenti, è un modo per tenere aperti i suoi alberghi. Verissimo, per non mandarli in cassa integrazione. Licenziare non si può credo a fine di marzo, ma io non ho mai licenziato nessuno, solo che se chiudessi gli alberghi, se sei alberghi, andrebbero tutti in cassa integrazione, cioè a 600 euro e chissà quando, perché non si sa quando li prendono dopo, ma come fa una famiglia a vivere con 600 euro? Sul tavolo un menù completo a scelta a base di carne o di pesce. Allora, la cena è tutto perfetto, veramente tutto buono, l'ospitalità veramente molto molto calda. E siamo qui perché volevamo fare una serata diversa, siamo stanchi di stare a casa, sinceramente questa è una grande opportunità secondo me. Innanzitutto mi sembrava doveroso portare il nostro contributo, seppur piccolo, fare la nostra parte e anche qui dall'amico Nani, perché da quando ho saputo dell'iniziativa non mi sono potuto tirare indietro. Credo che in questo momento così difficile ognuno di noi debba contribuire nella nostra piccola realtà, perché tanto comunque portando chi può il proprio contributo e noi siamo qui apposta. Veramente un trattamento super, una camera stupenda, un trattamento cicoccola, ci ha fatto anche l'omaggio, direi che più di così non si può chiedere. Siamo venuti perché ho visto l'iniziativa e l'ho chiamato, ho detto io voglio partecipare a questa iniziativa, quindi posso prenotare ancora? Certo, quindi ecco, mi sembra giusto aderire alla causa. Come avete mangiato, signora? Abbiamo iniziato adesso come antipasto, è tutto bene.